Anche oggi i nostri crunch non possono mancare. Quindi solito alziamo 20 cm le spalle, andiamo su e giù in questo modo. Addominali a chiusura. Ci chiudiamo, portiamo le ginocchia al petto, distendiamo bene le gambe senza mai appoggiare né spalle né gambe sul terreno. Prossimo è il pendolo. Si può fare in coppia in questo modo, agganciati alle gambe del nostro compagno oppure agganciandoci a qualcosa di pesante. Molto importante, quando scendiamo con le gambe, attenzione a non inarcare la schiena. La schiena deve essere sempre aderente al terreno. Prossimo esercizio, pendolo laterale. Simile a quello di prima, però ci spostiamo da un lato e dall'altro. Anche qua attenzione alla schiena, teniamo bene la schiena aderente al terreno. Prossimo è pendolo verso l'alto, quindi slanciamo le nostre gambe verso l'alto cercando di non appoggiare mai il bacino. Anche il nostro plank quotidiano non può mancare, questa variante facciamo con una palla che passiamo da una mano all'altra. Se non abbiamo una palla possiamo anche usare un peso che porteremo da una parte e dall'altra. Superman, sdraiati pancia giù, braccia distese, ginocchia belle tese, gambe tese, le ginocchia non toccano mai a terra. Extra rotazione alto. Con il nostro elastico teniamo il gomito all'altezza della spalla e facciamo una rotazione verso l'alto del braccio. Butterfly. Con variante, anziché andare con le braccia su e giù, faremo dei cerchi con le braccia. Le ginocchia non toccano mai a terra, gambe belle tese. Ok, Superman in quadrupedia. Questa variante andiamo su e giù con la braccia e con le gambe opposte. Possiamo tenere un pesetto sulla mano in modo da aumentare la difficoltà. Attenzione, il busto bene parallelo al terreno senza inarcare la schiena. Squat, anche i nostri squat anche oggi non possono mancare. Andiamo bene giù e ci rialziamo completamente. Possiamo usare dei pesi che può essere un libro pesante oppure una cassa di bottiglie da un lato e una cassa di bottiglie dall'altro. Affondi. Questa variante di affondi alzeremo la gamba su un rialzo che può essere una sedia o un tavolino. Scendiamo bene fino in fondo, fino a dove arriviamo e ci rialziamo. Step up. Possiamo usare sempre il nostro rialzo, facciamo un bel passo in alto, ci alziamo fino in fondo. Prima sempre con una gamba e poi sempre con l'altra gamba. Jump, salto portando le ginocchia al petto, più in alto che possiamo e più velocemente che possiamo. Side jump, salto da un lato all'altro. Attenzione, non voglio dei salti troppo ampi, ma cerchiamo di stabilizzare bene nel momento dell'atterraggio. Lat con elastici. Come abbiamo già visto, blocchiamo l'elastico sulla porta in alto e portiamo i gomiti vicino ai fianchi. Controlliamo bene il ritorno. Piegamenti. Teniamo bene il busto dritto, scendiamo bene fino a quasi a toccare il mento per terra. Variante facile invece. Ci appoggiamo sulle ginocchia e scendiamo. Stesso modo, attenzione, il busto deve rimanere sempre in linea con le gambe e il bacino in linea sempre con le gambe e il busto. Bracciata stile, simuliamo una bracciata stile con l'elastico bloccato in alto sulla nostra porta, facciamo il movimento circolare scendendo fino in fondo. Controlliamo anche qua bene il ritorno sempre lento. Usiamo pure un elastico bello duro, bello inteso, perché questo è un muscolo forte.
Box, in questo momento, in questo esercizio blocchiamo l'elastico all'altezza delle spalle, partiamo col braccio, con la mano all'altezza della nostra spalla e distendiamo in avanti. Piegamenti con rialzo, mettiamo sotto una mano un rialzo di 20 cm massimo e facciamo i nostri piegamenti. Anche qui possiamo fare la variante un po' più facile sulle ginocchia. Facciamo 30 secondi su un braccio e 30 secondi nell'altro braccio. Rematore con elastico. Appoggiamo gli elastici sotto la pianta dei piedi così si bloccano e portiamo i gomiti vicino ai fianchi.